Vi ricordate, ragazzi, questa clip? Va a cagare. No, le lacrime agli occhi. Questa me la paghi. Bene, oggi vi racconterò come ho avuto la mia vendetta. In realtà alcuni di voi già lo sanno, perché alcuni di voi seguono Joe sul suo canale. Nel caso non lo seguiate, mi raccomando, andate nel link in descrizione e iscrivetevi, perché a breve usciranno altri video. Ma in soldoni, se non ricordate quella clip, vi faccio una brevissima spiegazione di quello che sostanzialmente è successo circa un mese e mezzo fa, insomma. Dovete sapere che tra me e Joe c'è un rapporto un po' di amore e odio, insomma, ci pigliamo un po' per il culo. E allora qualche mese fa, il mese scorso più che altro, è saltata fuori questa idea qua un po' scema sua della serie: ok, allora sfidiamo Creepy, Rocket e Tia in un video e vediamo chi perde, insomma, chi perde fa la penitenza. Ovviamente chi ha perso? Io. E quindi, dopo vari tentennamenti, Joe mi ha costretto a fare una particolare cosa che adesso vedrete in video. Sono pronto per bere il caffè col sale. Ovviamente la mia promessa è stata quella di vendicarmi pesantemente contro questo affronto. Ed è quello che difatti ho fatto. Ora, ovviamente la cosa era concordata con Joe per varie motivazioni che non vi sto a spiegare, perché sono legate alla sua persona. Sta di fatto, ragazzi, che circa una settimana fa o due settimane fa, ora non ricordo esattamente, Joe mi ha consegnato di sua spontanea volontà la password del suo canale e la mail del suo canale e mi ha detto letteralmente: carica quello che vuoi. E io è quello che ho fatto, ovviamente. E quindi oggi in questo video andremo a fare un brevissimo, nonché esilarante percorso sulla merda che gli ho portato letteralmente sul canale. Ora, ho fatto in tempo a caricare solo 3 video, ma oggi andremo a vedere di che cosa si tratta. Il primo video non ve lo metto neanche qua perché sarebbe inutile, è semplicemente un video in cui io dico quello che vi sto dicendo adesso, cioè che ho preso la password del canale che avrei caricato io. Però a fine video ho fatto una cosa molto particolare. Ho detto agli iscritti di Joe, nonché ai miei, perché gli iscritti di Joe più o meno sono i miei, e gli ho detto: scrivete quello che volete nei commenti. E la situazione è stata decisamente imbarazzante. Abbiamo perle di saggezza, come ad esempio usa sgranocchio, Bresaola, Asensio 4-1 è finita, usa paralizzante e basta, perché non ho più voglia di censurare altra roba. Ah, tra l'altro avevo cambiato l'immagine di Joe e il banner, e il banner era tipo quello che vedete qua e l'immagine era quel sindaco lì. Ha una storia molto bella, raga. Se volete la storia del sindaco, il che non tutti conoscono, a 200 like faccio un video a riguardo. Lo faccio, però non ve la dico la storia, perché sennò il tempo stringe. Raga, mi spiace, urla. Dopo aver visto quel video lì e lo scempio che avevo fatto, Joe mi chiama, mi scrive su Telegram e tipo parliamo di sto video qua, fa figata, sì, mi è piaciuto un sacco, ho letto i commenti, ho riso un sacco. E poi mi fa la fatidica domanda che stavo aspettando e mi dice: ma cos'hai intenzione di caricare ancora sul canale? E io gli faccio: guarda, ho un altro video, tanto poi so che dopo tu sei a posto, quindi dopo ti ridò al canale. E quindi Joe fa: ok, bella, quindi fai solo un altro video, quindi non porti troppa merda sul canale. Io faccio: Joe, tranquillo, un solo video. Ma che cazzo vuoi, Joe? Ma che cazzo vuoi? 5 di mattina del giorno dopo esce un video alta qualità, comunque 4K, un video bellissimo che avevo registrato per l'appunto verso quell'orario, che adesso vi metto qua. Non mi sposto neanche, cioè proprio lo metto davanti alla mia faccia. Oh, bella raga, questo è un video sul canale di Joe che uscirà alle 5 di mattina, perché voglio dargli un bel buongiorno, voglio fargli capire che io ci tengo a lui.
E quindi buongiorno Joe, hashtag buongiorno Joe tutti quanti nei commenti. E nulla, questo video non serve a niente. Dai, che potrei piedistallo. E questo era l'apice della merda che sono riuscito a portare sul canale di Joe. Joe mi scrive tipo alle 2 di notte perché gli arriva la notifica, perché dovete sapere che sia io che Joe avevamo lo stesso canale praticamente in quel momento. Quindi quando io caricavo, a Joe arrivava la notifica che avevo caricato in privato. E quindi lui alla 1 di notte si becca questo video a caso e mi becca un messaggio con inserire bestemmia. Che cazzo hai caricato? E nulla, alle 5 si è visto lì. Era lì, mi manda un messaggio e mi dice che era tipo lì sul letto alle 2 a ridere come un cretino. E nulla, ovviamente, ragazzi, se volete vedere i video integrali li trovate sul canale di Joe. Ma ovviamente non è finita qua, perché mancava ancora il video più bello che io abbia mai fatto. L'idea mi venne spontanea appena mi diede password e canale e ho detto: ma questo Joe, ma Joe97, avrà qualche video di cui si vergogna? Cioè, è possibile che non ci sia un video del quale i suoi iscritti non sanno nulla e del quale lui si vergogna? No, ragazzi, non è possibile. E allora il terzo ed ultimo video sul canale di Joe è stata la reazione al suo primo video. Qui di seguito un paio dei momenti salienti, perché non ve li metto tutti perché dovete passare sul suo canale a vederli i video, ma un paio di momenti posso anche pensare di metterveli. E quindi sotto di me avrete un fotogramma di Joe in modo tale da poter comunque sopperire alla sua mancanza. Che registro in mutande perché sto diventando pazzesco, non so voi. Sono qui che registro in mutande, cheat. Podin patini, podin patini, beh, virgola, io, virgola, E questo è stato l'ultimo video che ho portato sul canale di Joe97. Ci tengo a precisare che durante la mia presenza sul mio canale abbiamo totalizzato un numero di 3 disiscritti. Però le analytics di Joe erano cioè, gli ho fatto guadagnare dei soldi. Joe, mi devi 2 caffè mi devi al Games Week. 2 caffè. Sappilo. E quindi nulla, ragazzi, questo qua era il resoconto della mia esperienza sul canale di Joe. Ovviamente tutto è stato fatto in maniera pacifica e anzi ci siamo divertiti un sacco tutti quanti, quelli sul canale, io, Joe a guardare i video. Preparatevi, ragazzi, mi raccomando, perché su questo canale arriveranno sicuramente altri video in compagnia di Joe. Ne abbiamo già uno, ragazzi, che è uno sfracello. Arriveranno sicuramente altre sfide con il tumore delle challenge e io ci partecipo perché sono praticamente un masochista impazzito e quindi ci tengo a bere caffè col sale, puttanate del genere. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate prima di tutto dal canale di Joe, sia per andarvi a vedere i video integrali che comunque per iscrivervi a una persona che sicuramente riapparirà sul canale. Mi raccomando, ragazzi, che altro? Premete la campanella per ricevere sempre i feed e passate dai social. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video. Mi grattano le palle.